Va bene, doveva un pochino riprendersi questi blocchi. Due blocchi di ferro. Là fuori era pieno di gas, ragazzi. Allora, con questi blocchi sarebbe fatto subito una bella anvil. E purtroppo non aveva però materiale per incantare. Pardon, no, non serviva. Ok, sì. Allora, sarebbe fatto subito una bella anvil. E avrebbe avuto un bel po' di ferro, naturalmente, poteva crearsi armature, spade, ma ormai, ragazzi, era quasi finito qua, quindi non è che serviva molto. E c'erano anche molte chest di bonus, cominciare dal cibo qua. E ok, bistecchina, quest'arco, ragazzi, così. Wow, arco infinity nuovo, ragazzi, molto bene, molto bene. Molto bene, perché voleva tentare di unire il super arco che aveva col Power 5 e unirlo a questo Infinity nuovo. Quindi posiziono la Anvil e sarebbe stata una super arma, ragazzi. Ok, costava solo 10, ragazzi, avere l'Infinity su questo. Wow, molto comodo. E allora, questi altri due archi, ragazzi. Devo lasciarli qua. Ed ecco, nuovo super arco, ragazzi. Wow. Molto bene, molto bene, molto bene. Ok, abbastanza materiale per fare il tunneling. Deve tenersi a portata di mano un po' di sandstone. E va bene, ragazzi. Qua una nuova strada si apriva per noi. Naturalmente nuovi problemi. Nuovi problemi per noi. Sopra c'era uno spawner di blaze. Scusate, di ghast. C'era un altro pure di là. Ok. Altro spawner di là. Avrebbe potuto usare un Ender Pearl, ragazzi, per distruggerlo. Era un po' pericolosa come cosa. Lasciò perdere, era meglio costruire. Il problema è che questi spawner spawnavano proprio davanti a lui. Era neanche più grosso, ragazzi, per farsi delle torce. Era un po' buio di qua. Si fece delle torce. È un po' buio qua. Ok, quindi secondo piano di qua. E va bene. Costruisci, costruisci. L'importante era essere veloci. Qua poteva pure creare un pianale per non cadere, esattamente come era successo. Meno male che hai gli stivali del Master Esploratore non lo facevano cadere. Ok. Con un po' di velocità, ragazzi, sarebbe arrivato certamente alla meta. Era molto veloce a costruire. Purtroppo quando sparavano non doveva dargli il tempo di sparare, ragazzi, altrimenti sarebbe stata finita. Esattamente. Aia.
Ok, va bene ragazzi, quindi un piano in mente, volevo arrivare a questo spawner che si era stufato ragazzi, questi ghast. Lo spawner era di qua, sembra che ce ne fosse uno pure di qua. Quindi doveva spostarsi da questo lato. Scusa, questo era il super pickaxe. Il pickaxe era meglio metterlo da parte, ragazzi. Perché non voleva consumarlo, era una risorsa. Ok, quello spawner che voleva far fuori, ragazzi. La vita sarebbe stata più semplice senza. Allora, i Nether Bricks, ragazzi, non saltavano, quindi forse doveva usare i Nether Bricks per costruire almeno le parti più principali della sua mappa. Allora, costruisci là lo spawner, ragazzi, pronto per essere raggiunto. Allora, quello che gli serviva in realtà era più che queste sandstone, era prendersi un po' di bricks da quella parte. Quindi avrebbe dovuto sfoggiare il suo super pickaxe e fare man bassa di tutti quei bricks. Per fortuna c'erano vari strati, iniziando da qua. A questo punto doveva costruire tutto con di stone bricks. In maniera che non sarebbe saltato per aria nel momento sbagliato. Ok. Erano lontani per fortuna. Per fortuna si allontanavano, ragazzi, questi ghast. Devo cogliere l'occasione per beccarli quando poteva. Perché lo spawning non era molto elevato. Eccolo là. E va bene, ragazzi, sta andando bene. C'era uno qua sotto, guardate. C'erano. Eccolo là, ragazzi, guardate. Sotto questa sandstone si nascondeva uno spawner. Perfetto, fuori uno spawner. Molto bene. E va bene, da qua, ragazzi. Sì. Ce l'aveva fatto, perfetto. Quindi fuori ragazzi un altro. Qui lascio una finestrella per eventualmente combattere contro i ghast. Allora, spawner tolto di qua, ragazzi. Iniziavamo a costruire il tunnel da questa parte. Eccoci qua, quella sand non la deve togliere da là. Aia. C'è abbastanza male, ragazzi, questa cosa. Possiamo magari far fuori anche qualche rinquentello di qua. Che ne dite? Deve farsi in qualche modo spazio, ragazzi. E c'era una specie di. Farsi in qualche modo spazio.
Visto che la maggior parte dei gas stavano da questa parte, guardate quanti. C'è uno spawner qua sopra, ragazzi. C'è uno spawner là sopra, ok. Un paio di blocchi più sopra. Eccolo qua. Perfetto, ragazzi, uno spawner in meno, molto bene. Ah, probabilmente adesso la sua vita sarebbe stata più facile. Dunque lanciava, uccideva un gas. C'era un balconcino di qua con un creeper. L'ideale, ragazzi, per combattere qua con questi blades. Comunque si erano allontanati. Voglio dare un'occhiata, ragazzi, a questo balconcino. Ok, da qua si accedeva pure a quello spawner. Guardate che roba, ragazzi, quanti ghast. Molto pericolosi. Comunque si girava, c'era un gas. E va bene, ragazzi, così è arrivati alla meta finale. Devo stare attenti solo a non farci beccare all'ultimo, ma solo Golden Apple rimasta, purtroppo. Sicuramente ce n'erano nelle chest. Far fuori quei creeper, ragazzi. A farsi ponte adesso così. Perfetto. Doveva fare in modo che potesse accedere a questi blocchi in maniera tranquilla. Senza che poi sarebbero entrati mille creeper qua dentro. Devo creare quindi questa stanzetta. Possibilmente senza ghast nei paraggi. E va bene, perfetto, quindi era pronto, ragazzi, poteva prendere il blocco d'oro. Prima vedere se poteva. C'era un modo, ragazzi, per. No, non c'era un modo. Ok, quindi doveva prendere questo blocco d'oro e scappare. E c'era il piccone di ferro, ce l'aveva. Allora, ecco il blocco d'oro. Voleva vederlo proprio arrivare nelle sue mani. Ok, perfetto. Blocco d'oro preso, ragazzi. Quindi questo era. Lo mise di qua. Allora, questo deve andarlo a mettere alla base. Quindi era meglio metterlo in una chest, ragazzi. Lo mise di qua nella chest. Ok, dunque, allora, di qua si era il touch, quindi non se ne parlava, e doveva quindi vedere le altre strade un pochino. Qua sul top, ragazzi, c'era la prossima conquista, che era quella stanza con i diamanti. Guardate, brevemente, prima cosa ho dovuto creare un tetto qua sopra, quindi si accedeva da là, perfetto. Quindi prima cosa creare un tetto per non essere visto.
Perfetto. Aia, perché? Scusate, ragazzi. Ok, adesso sì. Va bene, quindi comunque era abbastanza al coperto. Di qua aveva. Aveva sempre una copertura. Ok, quindi prima parte, ok. Sta roba doveva farla fuori, ragazzi. Ok, quindi questa sarebbe stata la sua base, ragazzi. Scusate. Solo farci il tetto un attimo. Perfetto. Sarà il tetto. E ok, quindi la prossima porta, ragazzi, sarebbe stata quella dei diamanti, quindi blocco di diamanti.